sta per ripartire, no? Il tour Non ci ferma nessuno. In che cosa consiste e che tappe farai? Così si organizzano anche lì. Esatto, sì, questo è un format sperimentale che abbiamo messo in campo nel 2014. Ho pensato che ai ragazzi bisognasse parlare non tanto di successo da raggiungere ad ogni costo, ma per una volta di sconfitte e come gestirle. E il format ha avuto un successo enorme tra i ragazzi, ma anche nel mondo accademico. Oggi collaboriamo con tanti rettori, diamo molto ascolto ai ragazzi, cerchiamo di fare in modo che loro ci raccontino il loro punto di vista. Abbiamo creato una community che per noi è così un modo per ispezionare le loro paure, i loro disagi e cercare di formulare insieme magari delle risposte. Un bel confronto che poi si sviluppa in 10 talk e partiamo proprio domani da Napoli, dalla Federico II, dove purtroppo c'è stato un fatto molto grave qualche settimana fa, insomma, di una ragazza che purtroppo... L'ultimo di una serie, perché ricordiamoci che avviene spesso, purtroppo. Esatto, quindi arriviamo proprio a Napoli come prima tappa, proprio perché il rettore ha voluto fortemente questo momento anche per riflettere e riorganizzare un po' anche dei punti di riferimento. E questo quindi è importante come messaggio per noi, perché ogni anno cerchiamo di abbinarci poi a un claim. Il claim di quest'anno è: il futuro non fa paura, proprio non a caso. Bello. Io aggiungerei anche, rivoltando la frase, la paura non fa futuro, e questo vale per tutte le età, non soltanto per i ragazzi. Da applauso. Senti Luca, dal tuo osservatorio, visto che tu con i ragazzi, ecco, l'hai detto stesso tu, grazie a Non ci ferma nessuno, ci parli, ti confronti, quali sono le criticità delle università italiane viste dagli occhi dei ragazzi? Noi siamo stati anche noi studenti, più o meno le conosciamo. Ormai siamo spettatori. Ci sono ancora quelle difficoltà che avevamo noi oppure ne sono subentrate delle altre? Guarda Max, la verità è che le università oggi si sono davvero aperte tantissimo, incontriamo dei rettori che sono molto smart, che parlano tantissimo con i ragazzi, quindi l'università che abbiamo fatto noi è un'università veramente molto lontana da quella attuale. Nasce comunque il disagio delle responsabilità, la pressione sociale, le famiglie che magari mettono su un po' di ansie che i ragazzi, alcuni riescono a gestire brillantemente, perché poi non dobbiamo dire che tutti i ragazzi sono in difficoltà, però ce ne sono alcuni che restano un po' frenati, appunto non riescono più a sbloccarsi. Io penso una cosa però, non so se voi siete d'accordo, è che si parla tantissimo di quello che bisognerebbe creare intorno al mondo dei ragazzi e siamo tutti d'accordo che è importantissimo metterli in condizione di essere sereni e di costruire la loro fortuna, la loro felicità, ma è anche vero che ragazzi bisogna dire che le difficoltà, gli ostacoli nella vita non mancano, la nostra è una corsa ad ostacoli, possiamo dire. Tutti quanti noi abbiamo avuto momenti alti e momenti bassi e dobbiamo fare in modo di convivere con le nostre paure. Ecco, se cominciamo a gestire le paure, se cominciamo a gestire gli insuccessi, non tanto per piangerci addosso, per sentirci inferiori, ma per studiare gli errori fatti e come ripartire, veramente si può arrivare lontano. Quindi stai dicendo che una bocciatura deve essere accettata sia dalla famiglia, chiaramente, ma anche e soprattutto dallo studente, perché dopo una bocciatura arriva, può darsi che ne arrivi un'altra, attenzione, anche sullo stesso esame, però poi si supera o no? Ma certo, insomma, ci siamo passati tutti, la vita è piena di ostacoli, è piena di difficoltà, che ben vengano. Ecco, io dico sempre ai ragazzi, così faccio una battuta, dico: immaginatevi un film in cui il protagonista praticamente fa una vita tutta quanta bella, liscia, serena, cioè a metà del film te ne vai. Bravo, guarda, parole sante. Noi a questo punto ti facciamo i complimenti, aggiornaci il tour sulle tappe, e abbiamo scoperto che ci sono anche le promozioni, no, all'università, perché noi conoscevamo solo le bocciature. Detto questo, ti ringraziamo tantissimo Luca. Non ci ferma ragazzi. Nessuno si parte domani. Un grande abbraccio a tutto il popolo di Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss.